Sono Mattia Scanapini, un ragazzo di 24 anni. Quando posso viaggio qua là nel mondo, eppure in Italia, con la mia macchina fotografica e il quaderno degli appunti. Per tentare di raccontare storie e sensibilizzare nuove persone verso realtà spesso dimenticate. Due storie mi hanno colpito maggiormente, sempre legate alla Bosnia. La prima è relativa a Canita, una signora incontrata durante il mio primissimo viaggio in Bosnia all'età di 19 anni, durante un inverno freddissimo che aveva colpito tutti i Balcani. Questa signora mi ha molto colpito per la sua gentilezza, disponibilità, cultura, morale, ma anche per la sua, insomma, resistenza quotidiana. I primi giorni dell'assedio di Sarajevo, ricordo, durato insomma 4 lunghi anni, ha perso il marito per mezzo di, insomma, le schegge di una granata scoppiata proprio sotto la loro finestra mentre, insomma, dormivano assieme. E questa signora, Canita, ha deciso, insomma, di rimanere nel suo paese, nella sua città, nella capitale, Sarajevo, con i suoi figli piccoli che, malgrado, insomma, colpiti dalla fame o dalle paure, dalle ingiustizie, dal silenzio del mondo, insomma, hanno resistito, ripeto, 4 lunghi anni, fino, insomma, ecco, a salvarsi la vita, malgrado tutta la sofferenza che tuttora si portano dentro, purtroppo. Un'altra storia che mi ha colpito molto è quella di Stanko, il signore, un uomo che ha combattuto per tutti i 4 anni dell'assedio al fronte, quindi, insomma, che malgrado, ecco, ancora soffra per le ferite di allora, perché, insomma, ha diverse schegge di granata ancora conficcate nella schiena che gli provocano dei forti dolori, appunto alla schiena, all'addome, e numerose cicatrici in tutto il corpo, e colpisce sempre, insomma, per la sua allegria, per la sua voglia, ecco, di fare festa, di bere birra e soprattutto di raccontare, per chi, insomma, la sensibilità di ascoltare. E ricordo una frase, un aneddoto che mi ha raccontato, insomma, numerose volte, e che la cosa più bella di trovarsi al fronte era proprio ricevere una scatola di spaghetti quando per mesi, tanti mesi, insomma, si mangiava semplicemente dei fagioli. E pensate, essere al fronte sotto l'incessante colpo d'artiglieria, al freddo, per, insomma, semplicemente sopravvivere, non per avere medaglie o premi. Ho raccontato finora questo lavoro, questa passione che tento difficilmente di portare avanti, non è semplice da svolgere. Non è semplice perché, insomma, tutti questi piccoli incontri, queste storie in Bosnia, come in Cina, in Mongolia, come Vietnam, ti lasciano sempre dei segni, ti porti dietro delle storie non sempre legate a tristezza, guerra, ma comunque, insomma, storie pesanti. Ti rendi conto di quanto, insomma, possiamo essere fortunati, malgrado la situazione, ecco, non è delle migliori anche da noi. Dopo circa 4 anni di attività capisci che questo lavoro è fatto di riflessione ed è fatto di piccoli addii. È importante continuare a raccontare storie, riportare a casa testimonianze, ma allo stesso tempo è abbastanza doloroso che a volte, insomma, ti senti quasi un peso dentro, anche la responsabilità di raccontare. Però, insomma, è una passione che ancora sento molto, molto forte dentro di me, perché è l'occasione di parlare con persone povere e ricche, di parlare con contadini e avvocati, di parlare con persone magari ignoranti ma anche tanto colte. Quindi, insomma, riesci quasi a toccare tutte le storie di questo mondo e riesci a coltivare l'idea che all'interno di questo mondo ci siamo tutti. Per lo stesso motivo, ecco, tenterò di continuare a raccontare queste storie e, insomma, lancio l'invito a seguire la prossima puntata, che sarà dedicata alla Siria. E mi sono recato, insomma, in Siria dopo mesi di riflessioni, contatti, aiuti collettivi, quindi insomma vi racconterò questi due reportage realizzati proprio al confine turco-siriano e successivamente anche dentro la Siria, proprio per sensibilizzare nuove persone, ripeto, verso queste realtà dimenticate. Non si tratta della Bosnia, che purtroppo, per fortuna, è una guerra cessata da circa 20 anni, ma la Siria, che è in corso da più di 5, e allo stesso tempo neanche troppo distante, ecco, dalle nostre coste.
quindi tenterò questo grazie all'aiuto di Arcadia e grazie all'aiuto di tutti voi. Ciao!